Ragazzi, guardate che bella poke. Si è usato la choubul. Questa di Dario è molto più invitante. Qua abbiamo messo la salsa di soia, le salsine, mayo piccante, salsa piccante mia preferita della vita, l'amo. Dario maionese, salsa di soia, wasabi. Lui l'ha fatta così. Tata, bella con pistacchi, pomodorini. Bella, amo, è più invitante la tua, devo fare a cambio. E questa è la mia, che praticamente sotto c'è il salmone e anche il gambero, però è tutto coperto da 8 kg di cipolla, che a me piace la cipolla croccante, però decisamente troppo, ecco qua, infatti si vede. Che bello, avocado, le alghe, dai, che buona, il mango, ok. Questi qua che sono i mochi, io li amo. Mango e cioccolato. Mettiamoli nel congelatore mentre mangiamo, no? Ok. Eccoci, c'è anche Daniel. Saluta. Ciao. Daniel, intrattenuto. Ciao, saluta. Ciao, ciao. Vuoi salutare? Saluta. Manda un Manda un bacio. bacio a babbo. Bravo. Ok. Ciao ragazze! Ciao ragazzi, Eccoci qua con il eccoci. nostro superstite! Super negativo. C'è Daniel là che ri, si sveglia alle risate. Ragazzi, dobbiamo essere negativi, tutti negativi. Allora, registriamo Positivi questo nell'anima. video dopo 14 giorni 14 di oggi. positività al Covid. Sì, raga. Dario ce l'ha fatta, amore, come ti senti? Dai, Champion! ragazzi, non ci sono Comunque, ancora sei battuto. negativizzato, sono Sì. stremezzi. Comunque, se ci seguite su Instagram, se no, vergognatevi e correte su Instagram, Vergognati. Carlita Dolce e Dario Del Re. Seguiteci perché abbiamo fatto tutta la storia di questi giorni, cosa è successo. Abbiamo pubblicato un magnifico video reel, Sì. bellissimo. In tantissime, volevate vederci, ho tutto per vedere Dario che Ragazzi, ancora segni ha devo. portato dopo il Covid, cosa è successo. Brutte notizie. Ma soprattutto rispondiamo alle vostre domande che sono qua, le abbiamo messe su Vai. Instagram e abbiamo davanti una magnifica Poche, ma poke. dovrebbe Cosa basta, bisogna fare se poche. prima di mangiare? Bere Tu un devi bicchiere bere, amore. d'acqua. Dario non... No, io bevo, guarda. Anche Allora, iniziamo io subito. bevo. Cici, Cicci, lui amore. va a Coca-Cola. No, questo è un esperimento. Sai che non si brinda con l'acqua? E infatti non ho l'acqua. Tutto questo, raga, io mi sento una schifezza. Lui Sì, sta amore, bene, anche io male perché c'ho raffreddore e mal di io. Oh, testa. fatta la mascherina. Vabbè, comunque. Allora, prima domanda. Vai. Prossimo viaggio in mente? Questa mi piace, nel frattempo Il mando una poke. 2025. Con 3 mesi. Come 2025? Se non c'è mai il Covid, Ma non si scusa, viaggia. ma tu l'hai preso il Covid, Non tu c'è, vuoi? che c'è? C'è una volta. Hai No, non lo voglio paura di ripetere. riprenderlo. Ragazzi, non si viaggia quando si è finito tutto. Chi tiene i bimbi? Poi chi non tiene i bimbi può fare Ma quello che sta vuole lui. recamo. Sì. Vabbè, questa è la tua teoria. Allora, ciao carità, quando hai capito? Comunque una prossima meta per me sicuramente, proprio quando sarà finito tutto, prima cosa che farò, Bravo. ve lo giuro, andrò un mese a New York con Dario e Mamma, mi dà pure solo tu. Daniel. Vabbè. Allora, quando hai capito che Dario era quello giusto, in modo che buona sta poke con il gambero crudo e il salmone crudo, rigorosamente. La mia è più buona. Salsa di soia, salsa piccante, un C'è mayo anche la piccante, Philadelphia. avocado, vero? Philadelphia, anche Philadelphia E poi la e pasta cipolla croccante, troppo buona. Allora, no, io, scusate. Raga, faccio una miniatura, amore. No, tu fai tipo così che non ti senti bene, tipo. No, fai, però alza la testa, tranquillo. Un po' più di così e poi fai. Quando hai capito che dare quello giusto? Quando mi ha in palestra, io avevo l'acqua frizzante e lui mi disse che non si beveva l'acqua frizzante durante l'allenamento e poi dopo qualche mese lui si portava sempre l'acqua Ah, frizzante. lasciamoci creduta. Fu Il tutta una tecnica per giorno accordarmi. dopo porto l'acqua No, no. Ma naturale. lui si beve solo acqua frizzante. Ogni volta che vedo la bottiglia d'acqua frizzante dico: ma come? Tu eri Ma quello che in io. palestra mi dicesti: l'acqua frizzante fa male, gonfia la pancia. Ma io la Quella posso capito? bere.
Lei capirà quello giusto, ragazza. Ragazza nuvoletta, questa è bella. Secondo figlio, metto un altro po' di salsa di soia. Secondo figlio, quando nascerà quella la femmina, perché già sapete che nascerà maschio. Allora facciamo secondo figlio. No, l'ha detto secondo figlio generico, non ha detto né maschio né femmina. Aiuto! Quando finisce il Covid. Tu praticamente, cioè, mettiamoci nel letto a dormire per quando finisce il Covid, sì. Possiamo viaggiare. Io voglio andare in un bunker, chi c'è un bunker disponibile? Amo, femminellanza alla gente, così bisogna conviverci. Quando vi sposate, fammi indovinare quando finisce il Covid. Ma fammi la scusa su Covid per non fare niente, cioè, raga. No. Allora, avete mai fatto una cosa a tre? Quando finisce il Covid. Per provare il nome? Oh, una cosa a tre sì, con Daniel. Sì. Ma non è buona questa salsa piccante. Lo vuoi un po' di salsa piccante, amore? No. Ma dovete sapere che io e Daniel, io e Daniel abbiamo tante cose in comune, ma una cosa che è proprio completamente diversa è che lui non ama il piccante e io impazzisco per il piccante. No. Oh, dammi un po' di filadelfia, posso? Amore, dopo questo Covid è diventato più buono. Le altre volte non mi piaceva assaggiare, ma mi piace assaggiare la filadelfia. Allora, no. Raga, quante domande. Comunque mettete like a questo video e scriveteci nei commenti altre domande che vi rispondiamo. Ah, no, mi impanto, guarda pure là. Dai ragazzi, dai. Tutto a chi tocca. Allora, cosa vi ha insegnato questa brutta esperienza che avete vissuto? Dai, questa è bella. A me mi ha insegnato di stare lontano dai miei cari. Perché non puoi fare niente. No, amore, che ti ho insegnato non significa questo. Mi ha insegnato a stare lontano da me, che vuol dire che è importante stare con i cari. Ok. Questa è una dura prova. E ti ho insegnato pure un'altra cosa. Allì. A non dare baci, abbraccio e mano a persone che non conosco, così le viato Covid. Raga, non lo so come l'abbiamo preso. Andi, no, ma io scavo, ma lì non esce mai. Ma comunque abbiamo visto le stesse persone, io e lui. Sì. Lui l'ha preso, io no. Non tutti quanti abbiamo gli stessi anticorpi. Ma se seguo tantissimo Cali da quando cuciniamo con papà, mi saluti. Ciao Angelica, un bacio grande. Allora, ha tradito la sua ragazza con me, dice che gli piaccio, ma non vuole lasciarla, mancanza di coraggio? Amore, mi dispiace dirtelo, ma sei semplicemente l'amante. Tanti uomini hanno la loro comfort zone con la donna e poi gli piace fare conna con un'altra, però poi non avranno mai il coraggio di lasciare la donna, questa è la verità. Sono dei codardi, gli uomini fanno schifo. Lo concordi? Non li conosco. E questa è bella, più che altro un consiglio. Sono ancora innamorata del papà di mia figlia. Come faccio a riconquistarlo? Lei è ancora innamorata del papà della figlia. Come puoi riconquistarlo? Che consiglio vuoi dare innanzitutto? Una bella cenetta al nome di Candela. Bella cenetta al nome di Candela. Prepara qualcosa di buono. Bisogna vedere se lui è singolo o impegnato. Bene o male. Questo però, visto che il papà di tua figlia, è giusto riprovarci. Dai, così è ancora innamorata. Dai, aspettiamo l'anello. Dai, davvero, aspettiamo. Speriamo di averti dato lo sprint giusto per provarci. Quando c'è l'amore bisogna sempre provarci. Dovreste fare una serie come quella di Chiara e Fedez. Ah, vi voglio bene. Grazie. Amore, facciamo i Carlitas. I Carlitas. Dario, ci racconti la tua esperienza col Covid? Questa è bella, mo. Dai, racconta qualcosa. Ragazzi, una brutta esperienza. Perché non è bella avere il Covid e spero che nessuno lo prenda il Covid. Però quando prendi il Covid ti chiudi in una stanza e stai in quattro muri, chi è fortunato
di avere televisione con il serratore nella stanza, bagno, ma chi non è fortunato la pasta di brutto. Però, fisicamente? Fisicamente senti a terra, senti giù. Ok. Diciamo, mo faccio una domanda, diciamo una cosa, proprio la cosa più brutta per te del Covid che è stata? La febbre a 39 e non scendeva. E poi sentivi tutto abbattuto così. E poi non poter vedere tuo figlio. E poi vabbè, quella è una cosa normale. Tu sei stato 14 giorni senza vedere tuo figlio. E tua mamma ti lasciava mangiare fuori la porta. Sì. E piangeva, poverina, perché gli dispiaceva. Poi specialmente nelle feste. È brutto. E poi nelle feste, perché lui si è positivizzato prima di Capodanno. Mezzo parecchie persone, però. Come affrontate le difficoltà di coppia? Come diceva Massimo Treviso, una video con voi. Vabbè, già un consiglio, dai. Allora, anche il consiglio che posso dare io... Di tenere dura fino alla fine? No, di affrontare il problema. Qualsiasi... Il dialogo, di parlare. Tipo, per esempio, lui pure, no? Il tipo magari che una cosa non me la dice, io dico no. È meglio dire se una cosa non ti sta bene. Magari uno non se ne accorge nemmeno dell'errore che fa. E poi soprattutto cercare di venirsi incontro. Bravo. No? Questi scontri, bom bom bom. Ragazzi, è buonissima. No, no, è buonissimo. Qual è la cosa che vi eccita di più dell'altro? Le alghe. Non mi eccita di più le alghe. No? È da mamma. Non lo puoi dire. Il naso. Stupido. Progetti futuri? Dopo il Covid. Vabbè, almeno veramente ce l'hai. Qual è? Se non sapete, poi lo saprete la prossima volta. No, Roma, gli è da mano pochissime la messa. Allora, il nostro progetto, la casa, che terminerà quest'anno. Dopo il Covid. No, perché dopo il Covid. Poi, progetti lavorativi, una novità per quanto riguarda una cosa che, vabbè, potete immaginare, giusto amore? Devo dire. E poi? Non ho tante le novità. Allora, la caratteristica ti piace di più dell'altro, fisica e caratteriale. Vai. Cosa ti piace di più di me? Gli occhi. Caratteriale? Non dice niente. Che sa cucinare. Non è caratteriale. Dai, non è caratteriale. Ah, che è sempre precisa. L'avete visto? Una ragazza molto precisa. Io a fare danni, però. Visto che comunque noi, anche se siamo usciti dalla quarantena, perché siamo stati 14 giorni separati, e oggi è il secondo giorno che stiamo insieme, ma comunque... Ti ho pensato di darmi una torta. Comunque stiamo ancora in una semi-quarantena, perché comunque... Sì. A parte fa freddissimo, e Daniel è stato malissimo con la gola. Sì. Mo si sta riprendendo, non che possiamo uscire. Ma abbiamo paura di prendere il Covid, perché sta a Napoli, stanno tutti col Covid. Tutti quanti, ancora con il Covid. Allora, consigliateci qualcosa da vedere su Netflix. E ieri abbiamo visto, come si chiama? La mano di Dio. È stata la mano di Dio. È stata la mano di Dio. Questo è bellino. Mi è piaciuto. Sì. Guardatelo. Poi... Vogliono sapere come è vissuto questo isolamento da voi.
Ti seguo da quando non stavi le mani. In che senso non l'hai visto? Vogliono sapere un po' tu proprio quando hai scoperto di essere positivo e ti sei chiuso il primo giorno, le tue sensazioni, come sei stato? Le sensazioni sono state con un mal di gola. Poi piano piano, durante la giornata ti aggravavi sempre di più. E ho deciso di andarmi a fare un tampone. Facendomi il tampone, che già sapevo che era positivo. Ce l'aspettavamo. Sì. Perché i sintomi erano quelli, mal di testa, mal di gola, tosse, febbre. Sì, questi qua sono i sintomi. Addolore alle ossa pure mi dicevi. Sì, vabbè, questo è di dopo però. Poi si è fatto il tampone e poi la sera... La sera me la sono si è aggravato, tipo tengo, io tengo i tuoi audio, cioè, tu non riuscivi a parlare, ma dicevi... Faceva freddo, con tutto il calzatore acceso con l'aria calda. Coperte addosso, io ho freddo, non mi riesco a riscaldare. E poi, diciamo, i primi due giorni proprio duri. Sì. E poi, il fatto che ti sei staccato da noi, ti è preso... Lui si è preso il pannuccio di Daniel. Bello, amore. Si è messo il pannuccio di mio figlio. Amore. Dobbiamo far sentire l'audio. No, è privato. È privato. Lo vuoi sentire? No. Lo vuoi piangere e dice questa cosa? Ho preso questo pannuccio. Questo pannuccio di me per prendere qualcosa di Daniel. Perché penso di me è stato, cioè neanche un giorno lontano da lui. Non abbiamo mai lasciato Daniel noi la notte. Solo di giorno per impegni lavorativi. Sì. Però mai la notte se, non è mai stato senza di noi. Questa è la prima volta che. La prima volta ti sei separato da lui. Sì. E come l'hai vissuta? Male. Pure Daniel, non vedeva l'ora di vederti. Infatti. Poi, mamma mia, quante domande. In futuro vorresti sposarti? Potresti sposarvi? Dopo il Covid. Ok. Da quanti anni state insieme? 5 anni. 5? O 4? 5 aprile. 5 ad aprile? A febbraio. Ah, giusto, perché era 2017. 2017? Mamma mia raga, ma il tempo come passa? Chi è che mi segue da quando... Chi è che pure un po' di... Ah, scusate, è finita. Da quando... Vi ricordate che nei vlog c'era lui, però all'inizio ancora non si sapeva se stiamo insieme. Ricordiamo? E poi è così qua. Ho anche un figlio. Eccoci qua, anche Daniel. Come sei diventata influencer, amore? Se la febbre un giorno dice mamma, mi sei tutta influenzata. Mi sento un'influencer. No, sono buffato, vai. E così è andata l'influencer. Da un'influenza. No, un'influenza è un'influenza. No, io dici veramente come ho iniziato io. Tu, se dovessi raccontare quello che tu fai sempre, andiamo a qualche parte così, sempre di me, ma tu lo sai che lei mi racconta. Se dovessi raccontare come ho fatto a diventare influencer? Ho iniziato a far vedere solo le mani. No, ma fa ridere. Ma racconta, divertente. Ha detto, dopo farsi capatte delle mani, si è fatta vedere lei. I piedi. Però mi sputa la dorsa. Ha fatto vedere i piedi, il mignolino. Dopo del mignolino. No, aspetta, dopo le mani, serio. Dopo le mani, il viso. E tu mi conoscevi? No. Poi? E poi man mano ti ha fatto mostrare lei. E poi cosa ho fatto? Poi ho fatto la ricetta. E poi? Ricetta romagnà. Vabbè, su YouTube. E poi? Cos'altro ho fatto? Ha scritto libri? No. E poi? Poi basta. E poi insieme. E poi ho conosciuto una grande persona. E sei ancora più influencer. Abbiamo aperto.
lo shop online. Lo shop online. Prima il negozio, poi lo shop online. Esatto. A proposito, ci sono i saldi su Carita Shop, eh? Comprate che si finisce la roba e poi non potete venire più. Andate nella sezione saldi, ho scontato fino al 50% e in più c'è il codice saldi 20 che vi dà il 20%. Dai ragazzi, approfittate. Grazie a voi. Come un sacco di persone mi hanno scritto, boh. Mi sono state vicine, devo dire la verità, devo ringraziare. E voglio ringraziare, bravo. Vai. Voglio ringraziare tutte le persone quelle che mi sono state vicine, anche persone che hanno avuto anche loro il Covid e mi scrivevano. Loro dicevano non ti preoccupare, tutto passa. Che davano, bello! Davano forza. E io poi lo rispondevo, dicevo pure voi comunque sicuramente uscirete da questo maledetto bello. Mostro. Anche perché ragazzi, vedete cos'è? Quando prendi il Covid non è solo. Anche psicologicamente è molto devastante perché il fatto che tu stai solo. Sei in una stanza chiusa, non puoi fare niente. E poi hai paura di aver contagiato i tuoi cari. Insomma, c'era tutta questa situazione nei primi giorni dove noi non sapevamo se ci saremmo positivizzati, non sapevamo lui a che gravità sarebbe arrivato della cosa. Poi fortunatamente sì, se l'è passata comunque, non è che è stata una passeggiata, però comunque. Come una brutta influenza, ecco, questo è. Però proprio psicologicamente è molto importante, credo che un ruolo importante giochi nei social. Sì. Infatti anche voi con me mi avete dato un sacco di supporto perché le prime ore, il primo giorno è brutto, cioè ti cade proprio il mondo addosso. E tante di voi mi dicevano, dai Carita, tutto passa, non ti preoccupare, ci sono passata anch'io. Anch'io con il Covid, sì. Vedrai, sono solo i primi giorni, stai tranquilla. Vedrai, così con la... Quindi, ecco, anche io mi sento di stare vicina a chi magari ci sta passando in questo periodo. Magari scrivetemi, tuttora non mi... Un po' di coca. Allora, questo qua è a mango e questo qua sembra un tartufino, è troppo carino. Tartufino piccolino. Se non l'avete mai provato i mochi, provateli perché sono molto carini e secondo me hanno anche pochissime calorie. Vabbè, non ce ne frega perché cioè, non mangiamo bene, non facciamo la dieta, penso da che era novembre. Però sono, sì, perché dentro, fai vedere, dentro è tipo un gelato e poi c'è questa cosa di riso, ma è molto molto buono. Vabbè, ci sta, prendo quello là. Andiamo, dividiamo. Com'è? Un po' freddo, ma è buono. Quello è gelato. Vabbè, l'avevo messo il congelatore, forse l'ho andato. Comunque, vediamo come lo fa. Mamma mia, che carino. Buono. Buono. Comunque, rispondiamo. Un'altra domandina, dai. Dai. Questa è bella. Allora, cosa diresti alla te del passato? Questa è una bellissima domanda. Io alla me del passato direi una cosa di cui sono fermamente convinta ora. Ne parlavo oggi nelle storie Instagram. Riguardo l'accettazione di ciò che succede nella nostra vita, adesso ho una visione molto diversa, non mi dispero, non mi accanisco contro le cose che succedono, cioè prendo quello che succede, lo prendo come percorso della mia strada, una cosa comunque inaspettata, un imprevisto mi porterà qualcosa di buono. E non so se è una cosa che vi succede, a me succede sempre questa cosa, infatti lo dico sempre pure a lui. Quando succede una cosa e magari poi c'è un imprevisto, io dico sempre così doveva andare. Così doveva andare, meglio così, perché magari c'è sempre una cosa positiva e poi dopo nel tempo la risposta che era vero così, perché magari ci hai visto mo che è successa sta cosa, perché noi non andiamo a andare, perché così, perché invece è successo questo.
Quindi accettate la vita, il corso della vita, l'accettazione è importante, non vi accanite a voler cambiare oppure a disperare, c'è solo una cosa, oh mio Dio adesso è tutto storto e cambiato tutto, no, così doveva andare, c'è sempre un motivo e trovate sempre qualcosa di buono. Ad esempio questi 14 giorni è vero che sono stata preoccupata, sono stata male, soprattutto in pensiero tanto per Daniel, che poi tra l'altro poi è stato, anche se non ha avuto il Covid, è stato male comunque con la gola, quindi... Però l'ho presa un po' come una vacanza, perché comunque mi sono riposata, poi ho ricevuto tantissimo affetto da parte vostra, quindi qualcosa di buono, insomma, c'è sempre, non è che tutto un po' di forte. La salsina piccante. È buono. Ti è piaciuto, l'hai lasciato? Vado un po' a Dani. Stai pieno? Ah, vado a Dani, però io ci ho mangiato dentro. Ah. Noi non stiamo... Vabbè, togli quello che mi mangiato. Noi non stiamo, da quando c'è stata questa cosa, un'altra cosa, noi praticamente, ed è una cosa che secondo me sbagliavamo prima, che magari tipo se stai bevendo, stai mangiando una cosa, lo davamo a lui. E invece ora da quando c'è stata questa cosa, non lo facciamo mai mangiare, assaggiare, gli diamo sempre le cose pulite. Anche da mamma, papà, sì, si fa. Mamma mia, questo al mango è quasi più buono. È super rinfrescante, raga. L'ultimo boccone. Aum. Raga, ma una cosa mi avete chiesto. So che volete saperlo, il regalo di Natale di Dario, perché dovevo fare il video, ma poi alla fine non l'ho fatto più. Non lo farò più, però è un regalo bellissimo. Se volete vederlo. Noi, adesso è Natale ancora, perché io mi sono fermato a Natale. Lui si è al 27 dicembre. Adesso è ripreso. Adesso viene Capodanno, devo fare i bagliori. È il primo Capodanno che abbiamo fatto separati. Comunque, raga, se volete vedere il regalo che mi ha fatto Dario e che regalo, venite su TikTok, perché ho registrato un video TikTok, un unboxing di questo regalo suo, che è veramente bellissimo. L'ultimo una cosa regalo. Che volevo. L'ultimo regalo. L'ultimo regalo. No, almeno se moriva mi aveva fatto il regalo. Comunque qua c'è anche Pupi, vieni Pupi, saluta, visto che mi chiedete sempre che di Pupi. E qui! Ecco Pupi, eccola qua. E niente, siamo tutti bene, fortunatamente. Spero che anche voi... rompere i maglioni. Spero che anche voi state tutti bene, mi raccomando, sì. Venite su Instagram e speriamo che questo Covid se ne va. Speriamo, 2022, raga. Io speriamo, dai. Sarà l'ultimo energia anno. Energia positiva. Dura. Oh mio Dio, energia positiva. No, no, energia negativa. No. Tanta negatività a tutti. Tanta negatività. No, tanta positività, tamponi negativi e energia positiva. Speriamo che questo è l'ultimo anno. Speriamo, raga, perché soffriamo quest'altro anno e poi ci so che ci sono tanti di voi che hanno tanti progetti, e l'università, sì, il matrimonio, i figli, i viaggi, tante cose, la vita sembra fermata, quindi bisogna concentrarci tutti e pensare che finisca. Io sono fiduciosa, dai. E penso che questo 2022 ci porterà la fine del Covid, speriamo, dai, speriamo. E vi mando un bacio grande, vi aspetto su Instagram, mi raccomando, venite e lasciate un pollice in su a questo video, mettete pollice un like e anche dei commentini che vi rispondiamo. Dai ragazzi, andiamo a portare baci. Ciao. Ci vediamo settimana prossima di nuovo qua su YouTube, sì, con un nuovo video. Yeah! Yes. Dani, saluta. Ciao. Aspetta, cucù tetti. Dove fai? Dani, tieni la bocchettina tua, tieni. Com'è? Assaggia, metti in bocca. Mmm, a cioccolato, vedi com'è buono? Mmm, ti piace? Bella. Che buono! Ah, questo, sì. È buona, mamma? E che ti stai combinando? Com'è la cioccolata? Oh, ma è cacca o cioccolata? Cioccolata, cioccolata. Buono? Com'è?